Entro pochi mesi sarà redatta la mappa della salubrità dei prodotti campani. Anche se non ancora insediato sullo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, concentra i suoi primi sforzi sul tema ambientale e sulle problematiche della terra dei fuochi. Questa mattina, durante un incontro con i tecnici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, a Portici, De Luca ha dettato tempi e modalità per affrontare la vertenza terra dei fuochi. Nessun inceneritore, quindi sarà revocato il bando per il nuovo inceneritore. Pensiamo ad una soluzione che tenga conto delle risorse disponibili, dei tempi di soluzione dei problemi che devono essere accelerati e della sostenibilità sociale dell'intervento. Credo che saremo in grado nel giro di 10-15 giorni di offrirvi una ipotesi di soluzione tecnica definitiva per il problema delle ecoballe. Rimane l'obiettivo, eliminare in 2-3 anni tutte le ecoballe dal territorio della Regione Campania. E stiamo lavorando già da subito su questo obiettivo. Poi c'è un obiettivo intermedio che ci proponiamo più a breve, che è quello di dare certezze alle popolazioni che vivono nella terra dei fuochi dal punto di vista sanitario. Oggi lanciamo questo progetto di monitoraggio generale dei terreni, dell'aria e dell'acqua nell'area della terra dei fuochi, poi estenderemo il progetto di monitoraggio su tutto il territorio della Regione Campania. Riattiveremo l'istituto, il registro dei tumori per avere un monitoraggio attento dell'evoluzione epidemiologica un po' di questa patologia. Credo che saremo in grado per settembre di dare delle certezze alle popolazioni che vivono nella terra dei fuochi.